un crimine di lesa umanità, né dell'umanità non soltanto della vittima, ma soprattutto del carnefice e certo anche degli indifferenti, lede l'umanità. Un crimine di lesa umanità comincia con la demonizzazione dell'altro e si conclude con la negazione dello stesso crimine. Bene, quelle sono circostanze in cui pochi uomini e donne fanno atti di verità e di audacia, si ribellano. Non è cosa scontata. Non è per niente cosa scontata se ci immedesimiamo con i tempi, con lo spirito dei tempi, no? Della prima o della seconda guerra mondiale. Però sono delle decisioni eclatanti che ridonano umanità a quell'umanità che l'aveva persa. C'è sicuramente molto di comune con il contatto eclatante dei fratelli cervi, no? Perché anche questo è un ribellarsi, è una decisione, è una scelta. Ci sono delle scelte, noi ogni giorno facciamo delle scelte. E quest'anno per noi in modo particolare è stato rilevante parlare alle scuole. Questo non tanto per raccontare una storia che con la buona volontà si trova ormai un po' dappertutto, anche nei manuali. E poi è stato importante parlare nelle scuole per fare contrasto al negazionismo. Perché è importante fare contrasto al negazionismo? Perché, come diceva Elie Wiesel, l'ultimo atto di un genocidio, come dicevamo prima, è la sua negazione. Quel crimine contro l'umanità che viene premeditato, viene portato a termine con successo, poi negato, dimenticato, diventa un crimine perfetto e di conseguenza replicabile, di conseguenza il secolo breve, che è stato una recidiva continua su crimini contro l'umanità. Voi tutti sapete, siete a conoscenza di quella dichiarazione di Hitler del 22 agosto del 39, quando per giustificare, no, la ferocia e decisione dei suoi generali prima dell'invasione della Polonia, conclude il suo discorso dicendo: chi dopo tutto si ricorda ancora dell'annientamento degli armeni? Bene, quest'anno la società civile ha risposto a quella domanda. Parlare del genocidio armeno 100 anni dopo non è né troppo tardi, perché quei fatti, ripeto, tornano a essere attualità, tornano a essere cronaca. Quindi sicuramente è compito di ognuno di noi, nel nostro piccolo, su varie dimensioni, denunciare e combattere questo. Io vi ringrazio davvero tutti quanti.